L'aspetto che diceva prima Giuseppe Furlanis è uno degli aspetti delle riflessioni che sono il perno di questo tema, di questo concorso, il tema della narrazione. Quindi della narrazione riferita alla storia dei luoghi, ma anche come uno strumento efficace di cui in questo periodo la rete, il web, in qualche modo i blog di settore veramente sono assolutamente attratti, anche perché devono comunque veicolare dei prodotti, li devono raccontare e quindi tutto quello che è il racconto, tutto quello che è il percorso che sta dietro agli oggetti è fonte di assoluto interesse. Queste due immagini che vedete praticamente sono tratte dal film Cloud Atlas del 2012, diretto dai fratelli Wachowski, che sono appunto i registi di Matrix. E a me mi ha colpito molto questo film, perché in qualche maniera ha messo tutta una serie di piani paralleli che vanno dal passato al presente al futuro in maniera sconnessa, ma che in realtà poi hanno un filo conduttore unico, che è quello dell'attenzione appunto alla atavicità, all'attenzione della cultura materiale, unita anche al senso invece propulsivo delle tecnologie. Questo ovviamente in prospettiva del tema che andremo ad affrontare. Credo che questo sia uno degli aspetti assolutamente accattivanti e affascinativi di questo percorso, il fatto di unire il tema al senso storico, il senso appunto di nascita in qualche modo unito alla spinta invece delle tecnologie che sono consolidate. Oggi più che mai troviamo sul mercato molte proposte appunto di tecnologie che sono reperibili, che sono già consolidate, che sono a buon mercato, che possano essere utilizzate. Quello che manca ovviamente è il tema della ricerca espressiva, del ruolo anche del design che in qualche maniera sappia in maniera parallela portare avanti questi due fattori. Sicuramente abbiamo un materiale di grande interesse per quanto concerne le lavorazioni sul nostro territorio, che hanno veramente un senso storico profondo. Si pensi ai tessuti piuttosto che ai galestri, al galgaresto imprunetivo, alle ricerche sul vetro e sul cristallo, alla forte tradizione appunto lignea che portiamo avanti. Se questi possono essere in qualche modo condivisi, interpretati, uniti al ruolo delle tecnologie che troviamo disponibili, possono veramente diventare delle fascinazioni e dei temi narrativi molto, molto profondi. Si parla appunto di stampa 2D avanzata su materiali diversi piuttosto che PVC o fibre ottiche all'interno di tessili. La miniaturizzazione dei LED oggi veramente offre un'alternativa alle sorgenti luminose perché non sono più d'atmosfera, ma effettivamente riescono a fare luce. Piuttosto che appunto nuove generazioni di LED, che appunto gli OLED, che permettano di inserirsi all'interno di corpi e conferire flessibilità ai prodotti. Un altro tema che è assolutamente interessante e che potrebbe permettere di aprire scenari imprevedibili e assolutamente affascinativi che lavorano sul tema della storia, ma anche appunto della propulsione innovativa del materiale, sono le nanotecnologie. Oggi la ricerca è andata avanti e possiamo già trovare sul mercato tutta una serie di nanomateriali che possono essere applicati ai materiali tradizionali. Come vedete qua sopra c'è un altro dei film che in qualche maniera mette a frutto questo concetto, comunque lo rende abbastanza efficace, After Earth di Shyamalan. E ho messo in particolare due oggetti che il regista ricostruisce in una maniera assolutamente interessante, cioè rimette al centro il tema della cultura materiale e il tema del saper fare umano perso, e quindi mischia dei linguaggi che sono appunto super evoluti
però che hanno un riferimento molto forte ai materiali antichi. E quindi un'arma che ha riferimento di una canna di bambù piuttosto che di una lancia, e una tuta che ha questa caratterizzazione che sembra un cuoio, una pelle, però è talmente evoluta che trasmette le sensazioni corporee di chi la indossa, quindi paura, freddo, piuttosto che malessere e quant'altro. Sotto ci sono tutta una serie di materiali che... appunto delle pelli trattate che provengano dal comparto di San Miniato, piuttosto che trattamenti superficiali del marmo, in particolare in questo caso sono di Garfagnana Innovazione, che è uno dei centri che farà parte del team delle aziende coinvolte in questo progetto. Tutto questo con l'ausilio appunto dei materiali e il ruolo interpretativo del design possono aprire delle prospettive applicative assolutamente interessanti sulle tipologie di prodotto. La stampa 3D, ne parliamo tanto, ne abbiamo parlato tanto, sicuramente molti aspetti e molte direzioni sono state affrontate. Qui ce n'è un esempio. In alto vedete praticamente una mischia, diciamo, la tecnica dello scanner con la riproduzione, prevalentemente per costituire dei modelli che serviranno poi alle fusioni, piuttosto che invece degli indirizzi e delle riflessioni progettuali che sono a cura appunto del design, si chiamano design by scanner, dello studio Front Project, che invece acquisiscono una forma storica dal linguaggio storico e poi viene, diciamo, attraverso degli interventi sulla macchina, sul computer, dà risultati sempre diversi. Quindi l'approccio progettuale è proprio sulla concezione dell'oggetto acquisito che poi dovrà essere riprodotto. A destra c'è uno dei progetti realizzati da Denis Santachiara, che lavora proprio sul tema della personalizzazione del prodotto. Inizialmente lui aveva concepito questo oggetto in un'ottica di interazione appunto con il pubblico finale. Ognuno poteva mandare il proprio profilo, quindi il proprio profilo veniva acquisito, reso in vettoriale, e poi attraverso una macchina a controllo numerico veniva appunto formato il proprio profilo. In realtà poi nella realtà appunto del mercato è stato realizzato il suo profilo, però in realtà il concetto era nato proprio su questa logica, utilizzare il controllo numerico proprio per avere sempre prodotti diversi. Un'altra realtà che è assolutamente interessante, che apre degli scenari che molto probabilmente ancora non sono inesplorati, è sicuramente tutto quello che concerne il tema dell'interaction design. Sicuramente uno dei fondatori appunto di questo concetto, di questo modo di lavorare, Massimo Banzi, che appunto è stato uno dei cofondatori di Arduino, che conoscete tutti, suppongo, che questo sistema è un controllore elettronico che permette di realizzare dei prototipi. Questo ha fatto sì che, essendo un sistema facilitato, diventato open source, in qualche modo ha permesso di realizzare o comunque di far riflettere sul tema dell'interazione, non solo riferita all'elettronica o alle applicazioni virtuali, ma anche ai materiali fisici o agli oggetti. Quindi questo apre degli scenari assolutamente inediti, interessanti, se volete una quarta dimensione, che comunque è tutta da esplorare. In alto, per esempio, vedete, c'è un sistema, è un gioco per bambini che con il tatto riproduce una serie di suoni, piuttosto che una macchina fai da te per rotostampaggio. Quindi pensate, cioè, il fatto che qualche anno fa era immaginabile pensare che io potessi avere nel mio studio una piccola macchina per fare il rotostampaggio. Quindi apre effettivamente una serie di immaginari che sono assolutamente interessanti se riferiti soprattutto al mondo dell'artigianato, perché se queste persone che stanno lavorando in questa corrente culturale appunto dei maker sono effettivamente degli artigiani del digitale, se in qualche maniera sono relazionati a un modo di operare sulla cultura materiale, sui temi
e sulle tecniche antiche di lavorazione possono veramente aprire degli scenari assolutamente imprevedibili. Un tuffo nel passato. Ho messo questa immagine perché mi sembra emblematica anche del concetto, del tema del concorso, sono sempre stata molto colpita. È il mausoleo di Galla Placidia. È del 450 d.C. e quello che mi ha sempre colpito è la differenza dei linguaggi che questa architettura ha. Quindi dall'esterno percepisci un qualcosa che è molto ruvido, molto grezzo, che ha una trama muraria riferita a tempi lontani. Al suo interno il linguaggio muta e le tecniche così raffinate di quel periodo e così spinte ed evolute fanno sì che hai una suggestione incredibile di questa transizione di percorso. Quindi vedo dall'esterno una cosa, entro all'interno è un'altra. Quindi il tema in questo caso della narrazione si rafforza con l'utilizzo di materiali, con l'utilizzo della modulazione della luce attraverso l'alabastro che era reso in lastre super sottili, con l'utilizzo di queste tecniche assolutamente evolute per il tempo del mosaico. Queste a destra che vedete sono delle sculture, delle ricerche realizzate da Eben Weisman e realizzate da Garfagnana Innovazione, che utilizza appunto una serie di isole robotizzate per la realizzazione di opere d'arte, prototipi, elementi architettonici. L'ho messo al di là di, diciamo, che può essere più o meno interessante la ricerca artistica, mi è sembrato interessante invece l'abbinamento o comunque l'utilizzo del robot che prevede e comunque pensa già scolpire le superfici a degli alloggi per altri materiali che sono complementari al marmo, ma che in un'ottica di progettazione possono diventare assolutamente dei tratti interessanti per la definizione di tipologia di prodotto. A destra ci sono appunto degli esempi di Galiotto che utilizza il marmo utilizzando delle tecnologie appunto di robot, di pantografi, però come dire, utilizzando trame e materiali diversi pensa a degli oggetti che in realtà partono da un'unica matrice, ma in realtà sono sempre diversi perché utilizzano il materiale che già di per sé ha un suo DNA, una sua caratterizzazione.